Gioventù e anzianità, la saggezza è un'illusione o una costante scoperta di noi stessi? La gioventù, dici, sì, la gioventù secondo me è una costante scoperta e quindi ragionando in questo fatto non arriva mai la vecchiaia, o almeno quella mentale. La gioventù sì, ci permette di imparare a scoprirci e di conseguenza scoprire gli altri. Quindi adottando questo ragionamento secondo me non abbiamo la tranquillità di crescere coerenti con noi stessi. Ribellione e resilienza, cosa hanno in comune? Che la ribellione spinge a iniziare, spinge a cominciare, mentre invece la resilienza spinge a resistere, anzi ancora meglio, a saper incassare il colpo di un'eventuale sconfitto o di un'eventuale caduta. Una non c'è senza l'altra. Perché i giovani si ribellano, in qualche maniera invece, diciamo, le persone adulte hanno una loro, diciamo, staticità nell'affrontare le cose? Questa è una bella domanda, soprattutto in quest'epoca, in questo momento. Sarebbe bella farla in maniera più ampia. Penso perché i giovani hanno ancora quell'ideale fresco, hanno ancora, non dico l'essere duri e puri, però hanno certamente un ideale ancora salvo, non è ancora contorto, non è ancora contaminato, quindi sono più disposti a dare che a richiedere che ad aspettare. Perché l'uomo ha bisogno di ricordare? Perché i ricordi, che ci piaccia o no, alla fine della vita saranno l'unica cosa bella che ci resta. Grazie mille. Grazie a te.